Colombo, Daniela Di Maggio. Buonanotte, grazie di essere qui. Ciao Monica. Grazie davvero, Daniela. Grazie, grazie sempre per l'invito. Ma grazie, grazie a te, grazie. Daniela, torniamo a quella famosa sera. Tu che dormi sempre, dormivi sempre serena, quella notte Giovan Battista era uscito, era andato al pub, sapevi che sarebbe tornato. Certo. Tu quella notte hai fatto un sogno terribile, sì. Hai sognato delle talpe, sì. Che ti venivano addosso. Sì, ti Monica. Sei svegliata improvvisamente ed era la polizia. Intanto io ho dormito come un ghiro ed è una novità, perché io fino a quando lui non rientrava, cioè non dormivo, aspettavo che lui rientrasse. Quando poi ho avuto questi incubi, tutte queste talpe che mi saltavano addosso, io mi sono svegliata, ho detto che cosa brutta, squilla il telefono, la polizia sotto casa, che quando poi è arrivata io ero convinta un incidente stradale, tra l'altro mancavano sia Giorgio che Lulu quella notte. L'altra figlia. Sì, però io subito così di getto ho detto che è successo ai miei ragazzi, e lui, uno dei due poliziotti mi ha detto... Signore, il ragazzo, c'è stata una rissa a Piazza Municipio, si accomodi. Ho detto, mamma mia, questo che mi sta a dire? Ho detto, che cosa? Signora, è stato sparato e non c'è più. No, vabbè, Monica. Per darti un'idea, hai presente quando tutti noi siamo rimasti colpiti l'11 settembre, quando l'aereo trancia in due le Torri Gemelle? Immaginati il mio DNA... tranciato in due come se fosse stata una torre gemella. Cioè immediatamente questa notizia che ti deflagra, che ti annienta, poiché poi nel nostro DNA c'è una parte di quel DNA che tu doni a tuo figlio, morendo lui è morto anche il mio di DNA. Per tu questo, hai capito subito che Giorgio era morto? Ma me l'ha detto, non c'è più, e quando poi io l'ho visto all'obitorio, che è una di quelle scene che... nessuna mamma, ma nessuno in assoluto dovrebbe vedere un individuo in un obitorio, perché la morte è la fine dell'energia vitale di un individuo. La fine non è bella mai vederla, perché the show must go on, no? Si dice, lo show deve sempre continuare, c'è qualcosa che deve andare avanti. Vedere la fine significa è finito tutto, ecco, la fine ti decreta che non esiste più nulla, cioè che una rosa non profuma più di rosa, che una pesca te la mangi e non sa di pesca, e questa cosa qui ti fa capire che il tuo DNA si è completamente frantumato insieme a tuo figlio. Ecco perché io ho voluto fare una festa il 31 agosto lì a Piazza Municipio, perché io volevo che la musica eliminasse completamente il suono delle pallottole, cioè doveva essere completamente annullata la pallottola, completamente le pallottole, perché gliene ha date tre, due alle spalle, uno, e poi l'ha trucidato in petto. E io ringrazierò per sempre il giudice Lucarelli e il pubblico ministero Regine, che hanno fatto il processo dell'amore, Monica. Quando la giustizia ti carezza e sta dalla parte dei giusti, allora hai quello sprone per continuare ad andare avanti. Daniela, poi ti chiederò, te lo chiedo sempre quando ci sentiamo, certo. Chi ti dà la forza? Chi dà la forza di andare avanti, di avere quegli occhi luminosi che hai? Sicuramente tua figlia, tua famiglia, però anche la tua voglia di combattere. Di combattere una grande battaglia di civiltà, che è poi quello che stai facendo, no? Certo. Nelle scuole. Ma il giovane killer, che ha compiuto da poco 18 anni, sì, in galera, ha mai chiesto scusa? Mai, assolutamente mai. Tu l'hai avuto vicino al processo? Io lo avevo a un metro e mezzo di distanza da me. E cosa ha detto? Nulla, lui cercava solo di giustificarsi, ma parlava con il giudice, Monica, come veramente, io uso sempre questo termine, disimpegno emotivo. Lui non aveva alcun trasporto, neanche a dire che ho combinato, eccetera, eccetera. Lui parlava di quell'atto così cruento che ha commesso come se si fosse fatto la barba, cioè, capito, un atto di routine, perché essendo abituato in un humus familiare di delinquenza, di omicidi, di rapine dei Rolex, di malaffare, per lui quello è un modus vivendi
che non gli crea assolutamente nessun tipo di empatia, hanno un'anestesia, sono devitalizzati. Sai come li ho chiamati io? Che ho coniato un neologismo e lo hanno anche trascritto i giornalisti su varie testate. Io li ho chiamati gli zombie letani. Loro non sono napoletani, sono zombie. È vero che lui a un certo punto, in dialetto molto stretto, ha detto qualcosa di questo genere, cioè anche se non posso tornare indietro. Te la spiego proprio. Come? Quando il giudice disse: senti, ma ti sei reso conto di quello che hai combinato? Hai ammazzato un ragazzo di 24 anni. Hai ammazzato un ragazzo che stava aiutando un ragazzo, stavi in disparte, non c'entravi niente, l'hai voluto uccidere per il gusto di uccidere, ma hai un rimorso. E lui si fa e fa: signor giudice, te lo dico in dialetto. Sì. Signor giudice, ma pure gli posso pure chiedere 1000 volte scusa, ma un'altra rete non torni più. Hai presente quegli spaccati di una certa narrazione camorristica, mafiosa? Ecco, prima c'è stata Rita Dalla Chiesa che sa benissimo di cosa parlo quando parlo di mood camorristico, mood mafioso, no? E quel mood lì. Infatti Rita ti ha abbracciato. Sì, che cara, io ci tenevo quinte, tanto. Con grande veramente. Affetto. Veramente. Ci tenevo tanto anche perché io porto sempre la fede di Santa Rita e per me Rita è la santa delle missioni impossibili, come un po' per tutti. E Rita è un nome che mi dà tanta, tanta bellezza. E poi è una donna che stimo tantissimo. Ma neanche la famiglia ti ha chiesto scusa? No, loro hanno inanellato una serie di cose orribili in quest'anno e non sto neanche a definirle, perché pensa, Monica, quel tipo di atteggiamento irriverente che ha la famiglia del killer di mio figlio è un tipo di atteggiamento che non è neanche dedito e non appartiene neanche ai clan. È proprio gente che si agita perché per mettersi in mostra, sempre con la banalità del male. Perché devi sapere, Monica, e tu lo sai bene, quando tu vedi in una stanza una persona che si agita molto, che si mette in mostra, tu comprendi che quella persona è invisibile agli occhi degli altri, fa di tutto per attrarre l'attenzione. Ecco, il papà del killer di mio figlio e la sua famiglia fanno di tutto per attrarre l'attenzione, ma resta di fatto che suo figlio sta in galera e sicuramente rappresenta il male, e Jojo rappresenta oggi l'icona della legalità e della bellezza, così come le sono stati il generale Dalla Chiesa, come così Falcone e Borsellino. Tant'è vero che quando vado nelle scuole i ragazzi mi dicono: Jojo per noi è come il nuovo Falcone e Borsellino, perché è vicino a noi come ragazzo, perché ha fatto di tutto per il bene. E questa è una cosa che non solo mi riempie il cuore, ma ti aiuta a sopravvivere. Mi lusinga ti perché aiuta a sopravvivere. Allora, io lo dico sempre: tutto quello che voi vedete è un avatar di me stesso, perché Daniela è morta il 31 agosto. Però la vita deve essere onorata per Lulu, che rimane, per tutti gli amici di Jojo, per la mia famiglia, per me stessa, certo. E soprattutto per la società civile, perché io sto portando avanti delle battaglie per l'umanità, perché noi, se viviamo in un ambiente meno violento, con questa piaga dei minorenni e delle baby gang che sappiamo è sotto gli occhi di tutti, noi facciamo un bene alla comunità. Cioè, se io queste cose ci spingo sopra e li faccio notare che è un tema bollente quello della criminalità minorile, certo. Io credo che possa fare solo bene, Monica. E sta facendo bene. Ci sono mille episodi e mille cose che stanno succedendo. A Pinetina c'è un'orchestrina. Sì, allora, Pinetamare è una località di Castelvolturno, sì, che è una zona molto, molto fragile, dove ci sono veramente delle grandi difficoltà e delle grandi disperazioni. Ed è nata la piccola orchestra Giovan Battista Cutolo, con questi bambini meravigliosi anche di colori che si sono inclusi, no, nel tessuto sociale di Pinetamare, e vedere questi bambinetti colorati, questo bianco e nero, questo yin e yang con la giubbetta di Jojo, e che suonano, per me veramente è questo bellissimo. È il seme della speranza. Torniamo a quell'ultimo giorno insieme. Tu mi hai raccontato una cosa che mi ha commosso moltissimo. Tu mi hai detto: sono felice di non avere cambiato il letto di mio figlio, sì, perché era estate. Sì. E avevi detto: Jojo, mamma cambia le lenzuola,
Lui mi ha detto, no mamma, dai, lo facciamo domani. E tu ringrazi Dio, sì, di non aver cambiato quelle lenzuola, perché ce l'hai sempre vicino a te, vicino al tuo cuore. Pensa, Monica, che io le tengo sotto vuoto, poi apro e me le sniffo e sento mio figlio e vado avanti. Così come ho la sua ciocca di capelli, è una cosa che quando la prendo fra le mani, prima muoio e poi grido e urlo, perché la forza di una mamma, la forza di una donna sta nel fatto che continua ad andare avanti e lottare per la giustizia del proprio figlio. E io voglio essere per mio figlio una grande donna, una grande mamma, perché mio figlio tutti lo chiamano Iron Man, che era anche un suo supereroe, il suo preferito Iron Man. Hanno fatto proprio il disegno di Iron Man, i suoi amici vanno lì, scrivono cose meravigliose dove è morto Jojo. E io ho detto, se Jojo Iron Man è un supereroe, allora vuol dire che io sono una super mamma e questa cosa la voglio portare avanti. Fino in fondo. Fino in fondo. Che cosa ti viene in mente pensando a Jojo? La prima cosa che ti viene in mente, ci sono dei particolari agghiaccianti, perché poi gli hanno anche rubato il portafoglio, sì, a questo ragazzo, a questo, sì, figliolo bellissimo, dal cuore immenso, ucciso e derubato. È derubato. Tra l'altro in quel portafoglio... E poi loro dove sono andati? Loro sono andati a giocare a poker. Sono andati a giocare a poker. Quando è arrivata la polizia, li ha trovati che giocavano a carte, dopo che hanno ucciso un ragazzo meraviglioso. Di 24 anni. Sì. Quindi, tra l'altro, in quel portafogli c'era la foto di Simone, il suo amico morto con un incidente stradale, e Jojo ogni volta che cambiava il portafogli inseriva sempre la foto di Simone, perché per lui era importantissimo. E poi io ci tenevo dentro, gliel'avevo regalato, l'immagine di San Michele Arcangelo, perché ci tenevo tanto che lui la tenesse. Lui ogni volta che cambiava il portafoglio inseriva Simone e San Michele Arcangelo, e poi quella sera aveva la paga della settimana che aveva fatto lì nel pub del suo amico Frank Malone. Quindi hanno rubato soldi, hanno rubato anima, hanno rubato un'immagine del suo amico, cioè hanno rubato qualcosa di meraviglioso a quel mio figlio, non il denaro, ma le cose per cui lui ci teneva tantissimo, l'immaginetta e il suo amico. Jojo regalava tutto, tutto quando poteva, sì. So che una volta c'era stato un ragazzo che era venuto a fare delle pulizie a casa, sì, vero? Sì, mm? Sì, cioè era venuto a fare queste pulizie e mentre parlava con Lulu, lui era un cingalese, raccontava un po' tutte le dinamiche tristi della sua esistenza, da quando era arrivato a Napoli, come c'era arrivato. E lui ascoltava dalla stanza. Quando arrivò il momento che andò via, Lulu lo pagò e lui prese tutte le mance che aveva dal pub, le teneva in un tubo, me lo ricordo ancora, in un tubo di cartone, e disse a Lulu, dagli tutto al ragazzo, dagli le mance al ragazzo. Questo era Jojo. Questo era Jojo. Ma Jojo anche la sera, quando si riuniva con gli amici, se vedeva qualche ragazzo che magari stava lì col naso all'insù perché non poteva comprarsi un cocktail, non poteva comprarsi da bere, lui, anche se non li conosceva, gli offriva da bere. E gli amici dicevano, Gio, ma manco lo sai, perché gli devi offrire da bere? E lui si dispiaceva perché diceva, tutti dobbiamo essere presenti e protagonisti. Te lo richiedo ancora. Sì. Chi ti dà tanta forza? Sicuramente le tue battaglie, sicuramente il fatto che devi onorare la vita, che è un dono meraviglioso per tutti noi comunque e dovunque, però c'è dell'altro. Allora Monica, io ho scritto una lettera a Jojo che ho intitolato 12 secondi. C'è un passaggio in questa lettera in cui ho scritto, Jo, meno male che non hai visto il volto del tuo assassino, che l'ha sparato di spalle, quindi Jojo non l'ha potuto vedere. Ho detto, sai a mamma, ci saresti rimasto veramente male, perché quando un sasso frantuma un brillante ci resti davvero male. Ecco, cosa mi dà la forza, Monica? La enorme ingiustizia.
il fatto che quell'individuo, quella persona, quel subumano senza amore, senza cuore, sai, Pasolini usava questo termine che io ho scritto nella lettera, diceva l'arrabbiato, lui lo definiva colui che ha il pus al cuore, vedi il grande Pasolini che usava. Io l'ho definito così, il killer di mio figlio, una brutta persona con il pus al cuore. E questa grande ingiustizia, perché Giorgio non può morire per mano di questo individuo, mi mette il luccichio negli occhi, mi mette la caparbietà. A Roma credo che tutti dicano la tigna, no? Cioè, sottignosa proprio. Vado avanti perché Giorgio deve avere giustizia. E quando diciamo Giovan Battista nessuno te scorda, perché a Giorgio non dobbiamo dimenticarlo. Mai. Ero orgoglioso di avere questa mamma. Sì. Eppure ci sono state persone, secondo me, davvero senza cuore, che hanno osato anche criticare questo tuo modo di essere, questo tuo vestirti con i colori, andata a Sanremo con un abito color oro. Ecco, cosa pensi di questa gente? Anche questi... Monica, allora io quando... Appartengono a un mondo che non... La vita è fatta di persone... Che non comprendi, che non è tuo. La vita è fatta di persone che ti apprezzano e che ti disprezzano, perché noi siamo in democrazia, tutti parlano. Ovviamente quelli che si accaniscono non sono mai visti di buon occhio, no? Io non li prendo neanche in considerazione, per me queste sono nullità, perché Daniela Di Maggio comunque è arrivata a far cambiare una legge sui minori, certo, a far fare una legge sul reato di stesa, a fare in modo che si abbassasse l'età punibile dei minori per i crimini efferati e tutto quanto. Ma scusatemi, cioè un grazie io lo posso avere da tutta Italia, ma soprattutto perché... Grazie, quale... lo diciamo noi. Monica, grazie. Perché hai avuto una forza, perché che veramente... Quale altra mamma c'è stata che ha avuto una cosa così terribile ed è andata fino e dentro al Ministero, al Quirinale, al Viminale, così come ha fatto Daniela Di Maggio in un mese e mezzo? Credo nessuno. E la commemorazione del 31 dimostra che tu hai vinto. Prima di salutarci ti devo fare una domanda, sì, perché ci sono notizie di stampa proprio di questa mattina, lunedì 9 settembre, proprio stamattina sui giornali, mi pare il Corriere della Sera scrive che tu potresti accettare una candidatura, cioè scendere in campo politicamente. Guarda, hai, Monica, sciolto le tue riserve? Vari giornalisti me l'hanno chiesto, io ho detto... Quando è successo che mi è arrivata una proposta, ma era proprio durante il lutto stretto, per fortuna le persone che me l'hanno chiesto sono persone di valore e loro hanno capito subito. Io ho detto, guarda, io sono una mamma che ha un grande lutto, non posso fare campagna elettorale con lo spritz in mano, perché spesso fare campagna elettorale prevede che tu faccia anche pubbliche relazioni. Ho detto, io voglio stemperare il mio lutto perché ho dato dimostrazione, credo, a tutta Italia. E adesso? Che si può fare politica. Se arrivasse, il tuo sarebbe un sì? Io accetterei, volentieri, accetterei. Grazie Daniela, veramente grazie. Monica, grazie. L'abbraccio di tutti noi, perché dire mamma coraggio è dire poco. Non c'è una parola che definisce una mamma che resta priva di un figlio. No? Ci sono gli orfani quando perdiamo i nostri genitori, ma non c'è neanche un termine. Non c'è una semantica adatta. Perché e quindi veramente grazie di cuore. Grazie. Come in tutti i giornali, quindi nei programmi televisivi, la cronaca ha mille colori. E quindi noi adesso cambiamo argomento.